Quello che oggi è importante sottolineare in questo evento presso la 10ª conferenza degli Amici della Terra è che lo stabilimento di Rovinante della Pozzi Unice, essendo inserito nel piano regionale di gestione dei rifiuti del Piemonte, è partner della parte pubblica. E questo meccanismo presentato oggi fa sì che il ciclo dei rifiuti, quello che riguarda la parte indifferenziata dei nostri rifiuti solidi urbani, viene chiuso attraverso la produzione di un combustibile alternativo che deriva dalla lavorazione e dalla selezione dei rifiuti solidi urbani differenziati come combustibile nobile presso la cementeria di Rovinante. La provincia di Cuneo, parecchi anni fa, si è suddivisa in quattro consorzi pubblici che oggi hanno l'appalto per la raccolta di tutti i rifiuti. Quindi gestiscono la parte che riescono a differenziare con del riciclo delle materie che vengono differenziate, direi localmente a chilometro zero, e questo è un enorme vantaggio per questi consorzi pubblici. Ciò che rimane di rifiuto urbano indifferenziato viene lavorato negli impianti di trattamento meccanico-biologico della provincia di Cuneo, nei quattro impianti pubblici, per ottenere un combustibile solido secondario che viene utilizzato dalla cementeria di Rovinante in co-combustione nei propri forni. Alla fine di tutto questo meccanismo, il ciclo è virtuoso perché per Pozzi Unicem si hanno delle riduzioni sugli impatti ambientali emissivi attraverso un calo delle emissioni di NOx e di SO2, come pure di una riduzione delle emissioni di CO2. Il combustibile solido secondario costa circa un terzo del combustibile fossile tradizionale non rinnovabile. Per quanto riguarda la parte pubblica, si registra nel 2017 un utile per ogni singolo consorzio, veramente molto importante, che ha portato anche alla riduzione della tassa della Tari per i cittadini della provincia di Cuneo, mediamente possiamo dire di circa 9 euro.